È da tempo che non parliamo dello scenario politico in Europa e nel mondo. Per parlarne abbiamo atteso che coagulassero certi eventi significativi. Ed ecco una breve sintesi. Negli Stati Uniti, dopo un primo dibattito preelettorale tra Donald Trump e Joe Biden, che ha messo in luce debolezze cognitive di quest'ultimo, il presidente americano in carica è ora sotto considerevole pressione da parte dei democratici che vorrebbero che un altro rappresentante più giovane lo sostituisca quale candidato. Ma Biden non cede, dicendo che rimarrà tale fino alle prossime elezioni di novembre. Frattanto si sono appena concluse le elezioni politiche nel Regno Unito con una schiacciante vittoria del Partito Laburista, il cui leader, Sir Keir Starmer, rimpiazza ora Rishi Sunak nella carica di primo ministro. Ciò avviene dopo 14 anni di governi conservatori dilaniati da una serie di controversie rocambolesche. Da notare come i britannici abbiano ampiamente votato un partito di centro-sinistra in contrapposizione alla tendenza destroide di altri paesi europei. Le elezioni parlamentari recentemente indette da Macron in Francia e svoltesi in due sessioni a distanza di una settimana l'una dall'altra hanno visto l'ascesa della destra a favore della rappresentante Marine Le Pen. Sul fronte dell'Unione Europea, da segnalare qualche novità, con la presidenza di turno dell'Ungheria. Il presidente ungherese Orban, che si è sempre opposto agli aiuti all'Ucraina, ha voluto incontrare il presidente ucraino Zelensky e Putin con l'evidente proposito di negoziare un accordo di pace fra Ucraina e Russia. In Israele, dopo un lungo periodo di negoziati, sembra imminente un accordo fra Hamas e Netanyahu per un cessate il fuoco graduale e il rilascio degli ostaggi. E ora parliamo di sport, specificamente del campionato europeo in Germania. Dopo l'ignominia dell'uscita precoce della squadra italiana agli ottavi di finale, le squadre rimaste in lizza hanno disputato i loro quarti di finale. E la settimana prossima si contenderanno un posto alla finale in programma per domenica prossima, quattro semifinaliste, la Francia contro la Spagna e l'Inghilterra contro l'Olanda. I pronostici, incluso il nostro, vedono la Spagna favorita alla conquista della Coppa. Questo è tutto per oggi, grazie dell'ascolto e arrivederci al prossimo numero.